Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon versione nera e bianca Nuzlocke insieme a ThePokéDark97. Ciao ragazzi e bentornati. Siamo qui, siamo tornati, eccoci qua in questa città piena di neve anche. Andate pure, c'è neve? Così in mezzo alla strada. Sì, siamo in inverno, tutto sì. Invernale, un paesaggio molto più brrr. Poi nella scorsa puntata siamo stati in un frigorifero, quindi dai, ci sta. Però in questa puntata dovremo fare una cosa molto molto importante, ovvero andare nella palestra di Rafan. Quindi siamo pronti e possiamo dirigerci. Quindi andiamo da questa immediatamente. Parte. E qui c'è Komor. E qui c'è tanta gente. Sì, che troppa succede? Gente. C'è un sacco di gente veramente. È un piacere conoscerti, Rafan. Mi chiamo Gechis o Gechis, non mi ricordo mai come si dice. Armonia. Gechis. Gropius. Gechis. Perché è Gropius? Che nome è Gropius? Ma che ne so. Ok, non è il caso di ringraziare. Come? Rafan ha aiutato il Team Plasma? Che vuol dire? Noi stiamo solo liberando i Pokémon dai malvagi. Vorrei davvero aver frainteso. Vabbè, ok. Forza, sbrigatevi. Vai, andate via, oh. Via. Via. Ok. Benissimo, adesso avremo la possibilità di andare a battere Rafan. Ricordiamo che Rafan possiede Pokémon di tipo roccia e terra. Sarà ancora di più una difficoltà per il nostro carissimo amico Frake. Come sempre, perché le difficoltà si sommano sempre. Come sempre. E vabbè, allora sempre comunque. Ora Komor ci dice qualcosina che non ci interessa. Possiamo proseguire a entrare in questa bella palestra. Da fuori sembra davvero architettonicamente molto, molto bella, molto ben fatta. In realtà all'interno non lo è, perché è una cava di merda dove ci sono esattamente degli ascensori, dove tu clicchi dei pulsanti e vai su e giù. Sì, in effetti. E devi battere in complesso tutti quanti gli allenatori della palestra, perché ti porteranno esattamente a questo. Va bene, ecco qua il primo. Esatto. Mi sa che si dovranno sfidare praticamente tutti, perché col fatto parte che la ci sfida sono contro ascensori... Duccio Lavoratore. Allora, mi sa che qualcuno si può anche evitare. Io adesso non ricordo per bene la combinazione di questa palestra, perché non gioco a bianco e nero da un po' di tempo. Però potremmo farcela. Ok, Palpitoad il primo. Io avevo mandato sì. Caramba, però mi ha Io ho messo come primo Pokémon, un Pokémon di tipo acqua, acqua terra, Palpitoad, Acquanello. E io ho messo Poseidon e uso Vendetta, quindi ho una mossa tipo per non perdere il controllo, ecco. Perfetto, quindi giù Palpitoad, il primo Pokémon KO dell'avversario. L'ultimo Pokémon è Drillbur. Ah, bene. Quindi te ne vai proprio giù di prepotenza con un Conchilama dritto in faccia. Ok, io penso bye che bye. Un acquaggetto di Caramba. Ho dato a Caramba anche l'abil cintura, in modo tale che le mosse super efficaci aumentano un po' la loro potenza. E dato che siamo appunto in una palestra di tipo terra, l'acqua fa davvero male. Acquaggetto è una mossa con priorità, quindi forse spero di riuscirci. Forse non ti ricorderai che sia Drillbur che Escadrill sono esattamente due Pokémon, cioè due Pokémon, tutte e due, di tipo terra acciaio. Sì. Lo sapevi? Sì, te lo ricordavi. Sì, okay. Quindi teoricamente con Fiorenzo faresti comunque danno, avendo la priorità, essendo più veloce però. Siccome tutto questo non è veramente facile, sarebbe una cosa sconsigliata, però a mali estremi, estremi rimedi. Se hai come attaccare, ti consiglio di farlo. Sì, più che altro in questo essendo caso. Tipo acciaio sono deboli al tipo lotta e fuoco, però essendo di tipo terra io sono debole con Fiorenzo al tipo terra, quindi è un po' rischioso. Magari è super efficace quello che faccio io, ma anche quello che fa lui, quindi bisogna ho capito. Esatto. Comunque Blazer è salito al 30 e vorrebbe prendere Panchamburo. Che faccio? La faccio a prendere? Panchamburo in combo chi la usa con massimizza l'attacco. Sì, dimezza la vita. Quindi va in combo con la Baccacedro. Così si attiva la Baccacedro e ti restituisce praticamente la vita che hai perso e hai l'attacco al massimo. Diciamo che in una non storia... Non mi conviene. Nella storia non è poi... È molto, molto, molto strategica in competitivo, ma si sa. Sì, e quindi vabbè. Però è un po' pericoloso. Comunque... Ascolta un attimo, dopo aver battuto il primo allenatore, scendendo,
dovresti scendere per forza con l'ascensorino. Sì, però là. È una se strada passi, obbligata. Se passi da quella parte, cioè verso il muro, dalla parte, no, e non dal basso dove c'è un altro allenatore, se passi dalla parte in cui c'è il muro, puoi raggiungere un altro allenatore e un altro tipo di ascensore. Con questa dovresti praticamente scendere giù. Ah, ok. Successivamente c'è un altro ascensore che ti permette di salire su. Ok? Ah, vabbè. È tutta una combinazione. Poi... Ora questo lo mi vedo sa che nel questo frattempo... è il verso giusto. Caramba, si sta evolvendo. Eccolo qui, attenzione. Caramba. Che in questa sfida, in questa palestra, ha un ruolo determinante per me, per il mio team. Ha deciso. Dice, io mi voglio evolvere qui perché devo spaccare tutti. Ed eccolo qui. Guardate quanto è fiero. Caramba. E fu così che il team di Freak fu one-shottato. Ma no, ma così. No, magari no. Dai, ti voglio bene. No, dai. Cioè. Ok, sto lottando contro una tizia che c'ha Drillbur, vado di conchilama proprio stealth. E basta, vabbè. Niente, la strada giusta mi sa tanto che è quella che ti ho praticamente indicato, sai? Ti consiglio di seguirla Io perché praticamente sono risalito sopra, eviteresti. non so Sì, come. sono praticamente davanti Rafan. Yeah. Ah, ok. Like a Quindi, boss. dopo il primo, hai detto di scendere, dopo il primo allenatore, e poi di Sì. andare di... Sono praticamente davanti Rafan. Sto scendendo la scalinata. Salve Rafan. Ok, sto scendendo dall'ascensore. Oh, qui sì che andiamo giù, quindi mi sa che ho beccato la strada giusta. Esatto, Fake, Si apre finalmente. quella specie di piattaforma, si continua a scendere. Mamma mia, quanto è grande questa palestra! Che cosa ha dietro Rafan? Uno smeraldo incredibile. In realtà Una... Rafan è ultra ricco, mega miliardario, perché appunto lavora in È una miniera, miniera. associato con i cileni, e quindi è ultra ricco miliardario. Beh sì, Ok, assolutamente. basta. Ok, diamo una bella pozione. Che sono sempre belle le pozioni. Io ci sono, Freak, io ci sono. Quando vuoi, proprio iniziamo. Ah, non ho tutto. Ok, perfetto. Andiamo. Andiamo? Vai. Pronti? Bene, fatti Via. sotto. Sì. E dai, questa sfida. E si Parte la comincia, sfida dai così, Rafan. Ma guarda, contro l'hai visto come Rafan. ci guarda male nello sprite iniziale quando appare Sì, mamma VS? mia che E che antipatia, mafioso Rafan. proprio. Rafan, sembri un texano, ma alla fine sei un mafioso. Comunque, inizia con Crocroc a Ok. livello 29. Crocoroc, che non dovrei aver problemi a battere dato che ho Poseidon. Oh Vai, mio Dio! caramba, usa acquaggetto! Proprio facciamo Bam. come quelli troppo gasati, no? Vai, Troppo. sì, è super Dai, efficace! cazzo! Dagli così, è il Certo primo, che è andato. Ash che festeggia con Dai, così! Dannamo, cazzo! Esatto. Immagina. Dagli killer, Dai. tocca a te, scelgo te. Il prossimo è Killer. Excadrill. Ah, Oh così, mio te lo butto Dio! direttamente in Sì, faccia. sì. Dammi E Palpitoad. vabbè, vado direttamente di Conchilama perché, vabbè, dai, ce la Mentre posso io vado con fare. Foglie Lama. Guarda un po' Lui com'è. usa. Conchilama, Sì. Foglie Lama, attenzione. Lui usa unghie Vai aguzze. così. Vai Dai, killer. Dai cazzo! così. Bravo killer che ha buttato giù anche Ok. Palpitoad. One-shottato Ok. anche Excadrill. Di Ok, prepotenza con Excadrill. Conchilama. Io Poi vado c'è con Caramba. Palpitoad. Vai Caramba. Palpitoad, secondo te se metto Fez come mi ci trovo? È tipo acqua terra, quindi not bad. Eccolo qui, Pensi Excadrill. bene? Sì, penso abbastanza Vai, vai. bene. Proviamo Vai di a acquaggetto. sostituire. Vai Caramba. Vai, dai Caramba, così. Forza. Caramba, che sorpresa! Mamma mia, è super efficace. Lui utilizza unghie aguzze e inizia a sbrilluccicare. È diventato potentissimo, ha un'aura potentissima Super questo Excadrill. bello. Vai ancora di acquaggetto. Attenzione, ha Oh mio priorità, Dio! lo colpisce. È one hit KO, anzi two hit KO, grande Two hit caramba. KO. E Hai lo vinto? sciotta, sì, perché caramba è Dai, Fraghez. overpower. Vabbè, io mi sono Caramba è rotto le palle, overpower. vado direttamente di Poseidon perché con Fez faccio tipo troppo. Cioè, faccio pochi danni. Pochissimi. Ah, sì. Vabbè. Me l'hai Comunque. fatta. Ce la Da posso quanto fare. tempo è che non si... Cioè, chi è che usa questo termine? Me l'hai Me l'hai fatta. fatta. Me l'hai... Che Cosa? cosa? Me l'hai Ecco. fatta cosa?
una tecnica Vabbè. Di lotta proprio buona per un allenatore così giovane, così giovine proprio. Ora capisco cosa ha visto in te, Camelia. Però, che rabbia, tieni, è tua. E riceviamo la medaglia. Non so come si chiama, però credo sia terra o una cosa del genere. Ma che ne so, l'importante è avere la medaglia, dai. L'importante è che siamo alla nostra quinta medaglia. Comunque, sta sisma. Rompendo i coglioni, palpito, il Pokémon meno proprio... con quello... il sì. Pokémon che non mi sarei mai aspettato, perché ha tipo l'ultimo, sta usando le iperpozioni e sta rompendo i coglioni, però... Ecco. Vabbè, vado di vendetta, perché non riesco a one-shotarlo con vendetta, ma adesso dovrebbe essere la volta buona. Infatti, ho vinto! Yeah! Verone! Ok, ho vinto anch'io, okay. Ci siamo. La medaglia Blazer sisma 31. È la MT. Ma come? Ci stava dando la MT e dice, però scusa, ma devo prima sbrigare una faccenda. Ce la dà fuori. Vai alla cava che trovi alla fine del percorso 6 e aspettami lì. Ma come ti permetti? Dammi subito la MT. Movite! Sgancia! Cioè, ma okay. Io non lo so, ma... Vabbè. Mancano esattamente 3 medaglie alla sì. fine di tutto. Esatto. Hai siamo quasi per finire, Freak. Oh mio Dio. Stiamo viaggiando. Come questa scena okay. che sale. Io esco sale. Dalla palestra. Esatto. Si continua a salire. Ci sono quasi, eh. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima e definitiva. Grande sì, così. Sì. Possiamo Benone, uscire. Eccoci qua. Adesso, teoricamente, lui ha detto di venire aspettando. Lì al percorso 6. Esatto. Che sarebbe teoricamente il percorso dopo Libecciopoli. Sì. E io proporrei di fare una cosa, dato che abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione, suppongo. Sì, penso di sì. Sì, assolutamente. Direi di andare a fare la cattura del percorso 6. Mm-hmm. E poi chiudere l'episodio. Sì. Ok, va bene, vai. Ci sto. Ok. Vai, Freak. Andiamo quindi con Lollipop per primo, perché... Che poi tra l'altro in questo percorso 6 dovrebbero trovarsi i Pokémon... cioè non sarebbero nemmeno dei Pokémon così fantastici. Però ci blocca Vabbè, Belle. Arrivati lì ci blocca Belle. Hey Dark! Fake. Ciao Belle! Eccola qui. Senti, per caso non mi ricordo però se voglio lottare. Ah, ma questa è la medaglia di Libecciopoli. Wow, grande. Ti vuole lottare. Ah, ecco. Vabbè, così, allora, completiamo direttamente la lotta con Belle e poi chiudiamo l'episodio. Quindi esatto, ci si becca... con la cattura episodio. Nel prossimo episodio. Esatto. O l'uno o l'altra, insomma. Ragazzi, così il prossimo episodio. Tac, tutti a seguirlo perché faremo una cattura. Una cattura tattica, insomma. Il primo è okay. Herbier. E vado sì, pure dai, io vabbè, di Herbier. Non è neanche troppo difficile batterla su. Penso ok. Di no. Penso di no. Solutissimamente. Ok, andiamo con Fiorenzo, così questo Herbier ce lo giochiamo. Spero. Sai com'è? Ok. In volta. C'è da soffrire. Vai. Ultimo con Kilama. Ciao Herbier. Buttato giù. Prossimo Pokémon Pansage. Ma ancora esistono i Pansage. Praticamente. Vabbè. Ok. Ah, mi ricorda un po' Broccola. Ok, basta. Pampur. Queste battute non sono divertenti verso Freak, sì, chissà come mai, però. Sì, esatto. Ok, Pampur, io non mi ricordo mai qual è il tipo, io mando kill. Pampur, no, aspetta! Pampur è il tipo acqua. Esatto, allora ho fatto bene. Vabbè. Sì, ho mandato killer. Benissimo, allora andiamo di foglie lama. Dai così. Dai così. Ma non riesco ad immaginarmi a Sketchum che dice dai così. Sì, ma prima di dire dai così si gira il cappello. Dai così. Ok, prossimo Pokémon Pignite. Attenzione, il Fiorenzo della situazione. E io mando Fiorenzo. È il puerco della noce. È il puerco che non vede l'ora di evolversi per ricevere tante fan art. Io mi sto quasi per evolvere, eh. Sì? Poseidon cosa al 30... diventi, 36! Riesco ad evolvermi adesso, aspetta. Ah, eccolo subito. Proviamo marchia fuoco contro Servine. Quindi proprio le fan art fast. Proprio fiero. Ragazzi, dal prossimo episodio, almeno dai prossimi, voglio vedere tante belle fan art su Poseidon che diventerà un Samurott. Oh mio Dio. Mamma mia, incredibile. E vorrebbe prendere ripeti. No, la faccio bloccare. Ripeti, cioè
che bella presentazione, si evolve, vai, mi sono evoluto, non vedo l'ora di apprendere nuove mosse. Ripeti. Ripeti. Che per, cioè, voglio dire, è anche utile volendo, però... Nah. Vabbè. No, aspetta, perché... No, ipnosi, no, no, per favore. Immagini, no, muore adesso. Ecco. Ipnosi di Musharna, mannaggia. Lezzissimo, proprio lezzissimo. Vabbè, facciamo una cosa. Credo di avere... Sì, ho una baccastagna. Mamma mia, Bell, che fa ipnosi e poi utilizza l'iperpozione. Proprio da prendere a schiaffi. Mozzun si sveglia. Dai così. Cioè, io non posso svegliarmi, poi usa psicoraggio e proprio mi confonde così. La sfiga fast, proprio. Okay. Sfiga intensify. Dai, attacca. Grande. Un'iperpozione. Un'altra, ma quante ne hai? Io diminuisco la difesa, quindi il prossimo dovrebbe essere proprio quello, quello adatto. Efficace, brutto colpo, grande swag dial, che con sgranocchio. Lo butta giù. Attacca, attacca, grande, con Konkilama, difesa di Musharna diminuita, quindi ciaone Musharna, perfetto. Credo di aver vinto. Era tanto che non lottavo con te, Freke. Stai diventando... Oh mio Dio, ho vinto anch'io. Ma invece... fermi tutti, prima di chiudere l'episodio. Sì. Evoluzione di Poseidon. Vai. Ok. Tan, tan, vai, ta, Poseidon. Yeah. Nel frattempo, che bello. Io ricevo la MN2 che contiene volo. Così. Okay. È importante, è importante. Sì, sì. Ed ecco qui il nostro Poseidon. Ovvero Samurott. Che grande. È tipo fantastico. Grande benissimo. Così. Benissimo, benissimo. Vorrebbe prendere lacerazione, Fraggets. Non la lo so. Lacerazione dipende da cosa hai da togliere. Vendetta con Konkilama acqua getto idropulsar. Vendetta è normale, giusto? Vedi un po'. Vendetta se... è lotta. Ah no, è lotta. No, allora... no, vabbè, non mi conviene. No. La blocco. Mm. Ok, perfetto. Diciamo che sono successe tante cose in questo episodio, esatto. Sì. Oltre all'evoluzione anche del mio Poseidon, abbiamo ottenuto la sesta medaglia. La medaglia Sisma. La quinta? Niente. Sì, sì. Abbiamo appena iniziato la seconda metà delle medaglie. Perfetto. Io sono davanti io... al centro Pokémon. Idem anch'io, quindi ci possiamo salutare. Esatto. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un bel commento per farci sapere la vostra. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui, sempre insieme a Dark. Un saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.